Mi chiamo Alessandro Vaccari, abito a Sanguinetto, ho vissuto di arte, vivo di arte attualmente nel senso morale, perché soldi non se ne prendono, ed è solo una gran passione. Da bambino facevo i presepi, ma mi costruivo le statue, non solo il presepio, e vincevo il premio parrocchiale. L'arte è applicata al mobile. Penso di essere stato, non dico l'unico, ma non ce n'erano artigiani che applicavano la scultura al mobile. Per fare questo mi vuole un forte senso creativo, con le mani, con le sgombie, e si lavora il legno, si scolpisce. Nel 1500 i mobili erano diritti. Ogni mobile ha la forma in base all'epoca che viene costruito. Questo sarebbe il 700. Il 700, il mobile, è molto mosso, molto lavorato. Allora, l'arte è qualcosa che uno sente dentro. C'è chi ce l'ha e c'è chi non ce l'ha. Io da piccolo facevo ritratti a carbone e ritraevo le persone che mi stavano attorno. Se i genitori riconoscevano una persona, il ritratto era buono. Se i genitori non conoscevano una persona, il ritratto era scarso. Questo è il ritratto di mio padre. È morto a 89 anni. Questa è una scultura lignea che rappresenta la quindicenne, che non è né carne né pesce. La ragazzina con la coda di cavallo, e non si è mai finito di imparare. Questa è Santa Barbara, è ricavata da un luogo unico, dallo spessore unico. Santa Barbara è la protettrice dei vigili del fuoco. Questa è la rappresentazione della giovinetta che gioca con la capretta. Mi sono ispirato ai costumi romani dell'epoca romana, che erano molto avanti con l'arte. Si vede dalla fascia attorno ai capelli, il modo di tenere i capelli, la nudità, che il nudo è sempre bello da vedere. L'arte aiuta a vivere, perché l'arte ti dà un senso di libertà. Quando io scolpisco il tempo vola, è già mezzogiorno, è già sera, e non ho fatto niente. Così è l'arte. Questo rappresenta una parte della fuga in Egitto. Questo è il momento che San Giuseppe si ferma con il bambino e la Madonna a riposare. Questo rappresenta il martirio di San Bartolomeo. San Bartolomeo è detto appunto l'apostolo, era uno dei 12 apostoli. Questa sarebbe, secondo le mie intenzioni, secondo il mio pensiero, la testa di Maria Maddalena. È solo un blocco che avevo trovato qua nel cortile e ho ritrovato questo viso. Questo è adesso una mensola, però con questi io facevo i tavoli. Quattro di questi erano in piedi di un grande tavolo massiccio. Nella mia vita ho sempre lavorato con fantasia, creavo delle cose artistiche perché la mia passione è quella lì. Questa sarebbe la ragazzina dormiente, il riferimento a quella di prima. Questa è una sognatrice, che ha la testa appoggiata così e sogna. È marmo scolpito e levigato. Alla fine bisogna sempre limare, carteggiare e poi fare i tocchi con scalpello in vigna per fare le unghie, per fare il viso, per fare i particolari. Il nudo è sempre stato rappresentato sia in pittura che in scultura. Il nudo è bello da vedere,
è bello e non è volgare, non è mai volgare, perché nell'arte, come dicevo prima, non c'è volgarità, non c'è malizia. Questo è un dipinto che rappresenta Ulisse e la Magra Circe. La Magra Circe voleva trasformare Ulisse in porco e lui sta estraendo il gladio. Questa è la Madonna della Rosa. Il significato sta sempre, la rosa è simbolo di amore, di passione. Il giglio invece vuol dire purezza, vuol dire altre cose. Questo rappresenta Rinaldo che salva, adesso mi sfugge il nome, è rappresentato in maniera molto classica, lui ha l'elmo. Questo rappresenta un po' tutto il mio stile di quando facevo i mobili. Ho costruito negli anni scorsi e qua c'è raccolto un po' tutto quel che è l'arte decorativa. Questa è arte decorativa, non è la vera arte, questo è solo un oggetto di uso comune, diciamo, ha un servizio, sarebbe in pratica un portafiori. Mentre che l'arte quasi sempre non ha mai un utilizzo, deve essere solo bella da vedere e basta. Questi sono piccoli oggetti che ho realizzato molto tempo fa, più che altro erano studi, sono ricavati da un pezzo di legno unico e si vede qua sotto che non hanno appunto il punto di fissaggio. Questo è un bassorilievo che rappresenta carità romana. Carità romana vuol dire carità a se stesso. Questo era un uomo che doveva morire di fame e di sete e non moriva. C'aveva la figlia che andava a trovarlo. La perquisiscono per vedere se gli portava da mangiare e non trovavano niente. Come facevano? I carcerieri non hanno capito che la figlia allattava il padre. Dopo andiamo a vedere quella là, che allora le più... Questo non è niente di speciale, però mio nipote Eric, 4 anni, pezzo di marmo di Carrara. Carità romana è, come dicevo prima, realizzato a tridimensionale, cioè a grandezza quasi naturale. Ho lavorato 3 anni, la soddisfazione è grande perché ho fatto qualcosa che rimane nel tempo. Non è presunzione di pensare di essere un genio, perché io proprio non lo sono, però penso che ricavare una catena da un pezzo di legno unico del lato di 4 cm e ricavare tagliando gli anelli in modo da appunto da ricavare una catena sia una curiosità un po' difficile da realizzare. Anche sono esercizi, per me sono esercizi. Io sono stato anche donatore di sangue e questo è un monumento che ho voluto realizzare a gratis, tra l'altro, per il mio paese. Questo rappresenta un po' il giovane che sostiene l'anziano. Ecco, questo diciamo è un'opera, un blocco di marmo di Carrara, sono 2 metri cubi. Il marmo fa 28 quintali il metro cubo di peso. Ho lavorato per 2 anni e ho realizzato, penso, una bella cosa che duri nel tempo. Addirittura ci sono delle persone che mettono i fiori qua davanti come se fosse un santo, ma non è un santo, è solo un'allegoria che richiama la donazione del sangue per aiutare chi ha bisogno.